Buongiorno amici dei fumetti. Allora, è finita la collezione Ken Parker a colori, che è uscita con tre volumi speciali, questi qui, vedete, e 13 volumi con un formato similare, solo che anziché essere cartonato, era brossurato. Più o meno vedete la dimensione è similare, no? Poi non stavano neanche male, onestamente, perché i primi tre volumi speciali erano la costa nera e gli altri erano la costa arancione. Comunque è un'unica collana che hanno deciso per motivi X di fare in modo diverso. Questa collana, che è la ristampa di fatto dell'edizione dell'Isola Trovata degli anni Ottanta, ha suscitato non poche polemiche, per un motivo molto semplice, perché la colorazione, per molti che hanno acquistato Ken Parker, era una colorazione molto marcata e approssimativa. Ok? Ma c'è un motivo. Se voi avete modo, e questo vi consiglio di comprarlo, perché è il 13° volume, anche se non avete fatto la collezione, ve lo consiglio veramente col cuore, per un motivo molto semplice. Intanto perché Un alito di ghiaccio è una storia che è appunto uno speciale che è uscito sulle pagine di Comic Art. E soprattutto perché c'è una lunghissima intervista di tantissime pagine agli autori, all'autore dei testi Giancarlo Berardi e all'autore dei disegni Ivo Milazzo. Ci sono un sacco di copertine del magazine, quello appunto che uscì alla fine del 1980 e per la precisione del 1989, con le copertine di Silenzio Bianco, dei Selvaggi, di Umano Avventura, copertine bellissime, ve ne faccio vedere qualcuna. Guardate, eh. Guardate, alcune copertine, acquerellate, tutte fatte ovviamente da Ivo Milazzo. Perché ho detto prima, ha suscitato non poche polemiche questa collana? Perché se vedete questo volumone meraviglioso che ho appoggiato, no, per dare un impatto anche visivo al video, è uno dei tre volumi, ahimè, soltanto tre volumi, che sono stati pubblicati a colori dalla Mondadori e doveva essere l'opera omnia a colori fatta in maniera sublime, colorazioni mostruose, stupende. Dopo dirò una cosa su questi volumi e farò un appello a qualche editore lungimirante o che in qualche modo ami veramente Ken Parker e non soltanto il danaro, il vil danaro. Ha suscitato polemiche, dicevo, questa collana a colori, perché ripeto, tutti e 16 volumi sono a colori, ora che è terminata lo possiamo dire, perché la colorazione era, diciamo, strana, marcati rossi, marcati blu, ma in realtà dovete sapere che sotto la supervisione di Maurizio Mantero, che se ne occupò poi della riedizione, le colorazioni sono tutte state fatte da Ivo Milazzo e il montaggio di quattro strisce e non a tre è stato voluto esattamente da Berardi e da Milazzo. Quindi voi, avendo quest'opera che appena si è appena conclusa di 16 volumi, in realtà voi avete un'opera storica, avete un'opera storica. Intanto perché i volumi dell'Isola Trovata avevano una costa molto striminzita, anche se li trovate su eBay, sono un po', diciamo, non erano molto curati. Qui come veste grafica è curatissima, sono molto belle, vi faccio vedere alcune copertine, sono veramente splendide. Disegni che sono stati scelti appositamente per la copertina, alcuni sono riedizioni, altri invece sono disegni che aveva fatto Milazzo per altre collane o per degli one shot. Questa qui è meravigliosa, io questa qua ci farei un poster, anzi non è escluso che poi queste qua io in qualche modo le utilizzi per qualcosa. Ma ripeto, perché questa qua secondo me è una collana che deve essere presente nella biblioteca di ogni appassionato di Ken Parker? Perché le colorazioni sono quelle che ha voluto Ivo Milazzo, cioè l'autore dei disegni, cioè l'autore delle storie, in accordo con l'autore dei testi, cioè con Giancarlo Berardi. Per cui noi abbiamo una visione proprio di come l'autore, barra gli autori, hanno voluto mostrarci Ken Parker. Qui abbiamo una colorazione perfetta con i verdi degli alberi che sono verdi, la neve che è neve, i riflessi del sole sono riflessi, le atmosfere del Texas sono giallastre, colorato insomma con le tecniche moderne del computer. Qua invece è stata fatta una colorazione quasi acquerellata. Se voi vedete le copertine, nella copertina qui Ken Parker ha il viso che è un rosa molto marcato.
se voi trovate gli stessi disegni dentro, dite: ah, che schifo, fuori in copertina, perché è ampio il disegno ed è acquarellato, ah, che meraviglia. Cioè, dobbiamo anche metterci d'accordo, perché se sono brutti i disegni interni, allora sono brutte anche le copertine. Se invece sono belle le copertine, i disegni interni, che per ovvi motivi di spazio e di contenimento della pagina, sono ridotti in piccole dimensioni. Però onestamente io tutta sta bruttezza non ce la vedo, non ce la vedo. Anche perché, vi cito una cosa che ha detto mia moglie recentemente, che mi ha fatto il piacere di iniziare a leggere Ken Park. Mia moglie non è una lettrice di fumetti, legge Mister No, è appassionata di Mister No. Gli ho detto: posso darti un consiglio? Leggi Ken Park, che è un fumetto meraviglioso. A lei è piaciuto molto. Le ho fatto leggere il Ken Park della Mondadori in bianco e nero, proprio volutamente. Mi ha detto: storia bellissima, personaggio fantastico, ma è un po' un casino capire. Effettivamente è vero, in bianco e nero Ken Park, spesso e volentieri, bisogna dirlo, non facciamo lesa maestà a un capolavoro, perché io sono qui a dirvi che è un capolavoro. Io ho una pagina Facebook, se vi interessa potete mettere mi piace o andare a visitare, che si chiama Comics World, e l'icona della pagina è Ken Parker. Quindi, cioè, stiamo parlando di uno dei miei tre personaggi preferiti in assoluto. Giusto? L'altro è Peppery Nick e gli altri sono le Giovani Marmotte e poi nella Marvel i Fantastici 4. Quindi, se noi abbiamo una colorazione che è stata fatta ad hoc dall'autore, io credo che noi abbiamo un'opera veramente importante, che si doppioni come storie, perché ovviamente se abbiamo una collana in bianco e nero l'abbiamo già, ma è una visione di Ken Parker da parte di Milazzo. Quindi noi ogni volta che noi leggeremo una storia pubblicata su questa collana, vedremo come Milazzo aveva interpretato i colori forti, la neve, il ghiaccio, i riflessi, il sole forte. Insomma, abbiamo una specie di spaccato della vita di Ken Parker voluta come voleva l'autore, cosa che spesso non accade nei film, nel cinema per esempio, perché magari un autore vorrebbe fare una cosa e poi magari il regista oppure il responsabile della fotografia o anche in fase di montaggio alcune cose vengono distrutte, vengono tolte, vengono variate. Ecco perché io dico che questa è una collana che secondo me è importante. Tra l'altro ha anche dei costi molto contenuti, perché i volumi costano 7,90 euro, sono molto belli, ripeto. In più abbiamo dei redazionali molto ben fatti che ci mostrano un pochettino tutto lo spaccato, tutta la storia di Ken Parker nel corso della sua, diciamo, tormentata storia editoriale, perché non dimentichiamoci che Ken Parker nasce per l'editoriale Cepim, quella che era l'allora Sergio Bonelli editore, e per la prima volta nella storia di questa casa editrice gloriosa non riuscivano a tenere il passo con le uscite. Cioè, sarebbe dovuto essere mensile Ken Parker, ma non riuscivano mai, perché Berardi e Milazzo, che si occupavano in toto delle storie, testi e disegni, non riuscivano a consegnare in tempo. Vuoi per la difficoltà, vuoi perché i tempi erano ristretti, fatto sta che Ken Parker dopo 59 numeri cessò. Poi ebbe varie incarnazioni, no? Di cui vediamo alcune ristampe in questi volumi, in questi quattro volumi, no? L'Alito di Ghiaccio dell'ultimo, e poi Un Principe per Norma, e poi abbiamo Respiro del Sogno e Dove Muoiono i Titani, che sono assolutamente storie meravigliose, assolutamente meravigliose. Ma Ken Parker non ha mai avuto una linea editoriale continuativa. Poi ci provarono con la collana Ken Parker Magazine, che iniziò con Silenzio Bianco in Selvaggi, storie meravigliose. Io le adoro queste storie, perché è un Ken Parker più maturo, è un Ken Parker più consapevole, è un Ken Parker che deve fuggire perché è braccato dalla legge, e quindi c'è anche il pathos, no, del timore che il nostro personaggio venga arrestato, venga in qualche modo punito. Fino a che poi dopo, anche lì, le vendite non sono sufficienti. Strano, perché è un fumetto meraviglioso, dovrebbe vendere. Purtroppo però non è direttamente proporzionale la qualità alle vendite, spesso e volentieri in alcuni casi è anche opposto. Ci sono fumettacci schifosi che vendono tantissimo, ma tant'è, de gustibus non disputandum est. E quindi alla fine io vi dico: non sottovalutate questa collana. Io ho atteso che finisse per fare una recensione completa, una recensione omnia. Le storie sono tra le più belle: Lì il Cacciatore, Omicidio Washington, Hada, Dove Muoiono i Titani, Un Principe per Norma, Un Alito di Ghiaccio. Cioè, io ve li consiglio, io veramente ve la consiglio, la recuperate anche sul sito, secondo me, della Repubblica, magari presto la troverete anche su eBay a prezzo molto buono. Non sottovalutatela, è uno spaccato di come Ken Parker
viene visto dai suoi attori, Ivo Milazzo e Giancarlo Berardi, senza interventi di terze parti che in qualche modo, magari anche qualitativamente in maniera superiore, però hanno dato un'interpretazione personale al personaggio Ken Parker. So long.